di mezzo alla settimana, qualcosa di sfizioso, non sempre le solite cose, dobbiamo mangiare un po' di proteine. Io voglio fare così, mi mangio due scaloppini al di petto di pollo, perché bisogna mangiare il pollo, perché fa bene, è proteico e non ingrassa, con dei funghi, champignon. Allora, quindi ho burro, limone, farina, funghi champignon, la salvia, ecco qui. E abbiamo anche il petto di pollo. Adesso, velocemente, proprio senza perdere tempo, alla padella caldissima, perché purtroppo i funghi, i champignon hanno un problema, perdono un sacco di acqua, sbrighiamoci subito. Allora, quindi che facciamo? Taglio a pezzettoni non troppo piccoli, pezzettoni, quindi non è, non so, piccoli, così. Poi padella calda, calda, ma aiutatemi a dire calda, caldissima, caldissima. Olio, olio quello buono, sempre, stavolta è Agostino, Sommariva, quindi è Liguria. Mi piace tagliarli così perché mi piace la consistenza, che non siano troppo stracotti, che sotto i denti si devono sentire. Non è la roba molla molla, ci abbiamo tempo a mangiare roba morbida, morbida, morbida. Oh, l'olio è pronto, vado. Ah, vai, bello, vai, forte, picchia forte. Poi il sale lo mettiamo tra un po', perché ho paura che poi fuoriesce ancora più liquido. Quindi mettiamo, dopo che abbiamo saltato bene i nostri funghi, lo mettiamo dopo il sale. Metto anche uno spicchio d'aglio in camicia, perché siamo in mezzo alla settimana, non possiamo andare a ammazzare la gente che ci lavora a fianco. Quindi appena leggermente schiacciato, guardate, liquido zero, non c'è liquido, vedete, non c'è liquido. Salvia, avevo la salvia in congelatore, quindi pezzettini così, mi piace moltissimo la salvia, anche il rosmarino e salvia insieme con i funghi starebbero perfettamente. Poi una bella grattata di pepe, pepe nero, ah, la padella che spinge tantissimo, la nostra wok, vai, così, vai. In quest'altra padella, sempre al massimo, 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 un po' di burro, qua ci vuole un po' di burro. Questo è il ritmo che mi piace a me, sentite il ritmo? Allora, burro, non troppo, dai, così, e un pochino di olio per alzare il punto di fumo, così non diventa nocciola, non si brucia il burro, ok? Guardate qui come fanno questi funghi, che meraviglia! Vai, così, mo abbasso leggermente un pochino, così, perfetto. Allora, abbiamo il petto di pollo. Ebbene sì, io sono come voi, mangio il pollo. Quasi tutte le volte che mangio la carne in mezza settimana. Adesso gli diamo una sporcata di farina. Per chi è intollerante, inutile ve lo dico, mangiate, prendete la farina di riso o qualsiasi cosa, che l'amido di mais, fate lo stesso la cremetta, anzi viene pure meglio. E non vi crea problemi di intolleranze. Ecco qua, vado così, ogni fettina appena spolverata di farina. Il burro, vedete, fa così, spumeggia, è spumeggiante come noi. Adesso andiamo, sentite la musichetta, questa è proprio da catena d'oro, la catena d'oro da rapper con la afroamericano. Vado così, metto, vedete come fa? Questo è un attimo, sono quelli sottili, 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 di corsa, veloce, comprati al supermercato, qui sotto casa, che sono appena arrivato a casa, e poi li devo mangiare. Ci siamo, poi, adesso il sale, sui funghi, il sale sul mio petto di pollo, poi, mi piace da morire, mi ricorda il petto di pollo che mi faceva mamma, quello spesso così alto così, perché prima non c'è il taglio sottile. Con il limone, guardate, si sta rosolando bene, 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 guardate il calore come sale. A questo punto giro, doratina, doratina, bella, dorata, così. E adesso vado con questo, il limone, che bontà. Allora, se il limone è poco, come liquido, e noi ci serve di fare un po' di salsetta, perché ci piace la salsetta, ho messo un po' di acqua, eccola qua, un goccino proprio, spengo, pepe,
che ci piace un po' di pepe. E abbiamo fatto. Che c'è? Abbiamo finito tutto quanto. Tengo tutto e facciamo così. Assaggiamo un pezzo di fungo, come piace a me, bello scrocchierello. Mamma mia, è bello. Vedete il pollo, è cotto, eh? È cotto, lo posso assicurare. Faccio così, taglio qua. Guardate che bello, così. Funghetto, senza liquido, vedete, pochissimo liquido, zero. L'acidità del limone con il grasso del burro, la dolcezza del burro mi fa impazzire. Mangio con le mani, non mi porta niente, sta a casa mia, faccio come fare a me. È buonissimo. Funghetto, vedete? Non tutta quella acquaccia zozza nera. Il segreto, sale all'ultimo, perché sennò tira tutto fuori l'acqua. Consistenza scocchiarella. Buon appetito. Facile, da mezza settimana dobbiamo essere così sbrigativi e di sostanza. Che buono, mi ricorda, mi porta indietro di 40 anni quando c'è il petto di pollo mamma. Buoni, senti sti funghi. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.